Buongiorno Norman, come stai? Bene, grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Norman Tassin di Risingplatz, faccio il business developer. Arrivo da un lungo passato in compagnia aerea, di cui 10 anni United Airlines, 10 anni in Air One come direttore vendite, e oggi sono approdato in Risingplatz. Effettivamente da oramai 3 anni sono business developer di Risingplatz. Beh, allora, come sai, stiamo facendo questi tutorial, mini tutorial di marketing e in uno di questi tutorial parlo del concetto di coda lunga, che è rappresentato perfettamente dalla tua azienda, che come sai conosco molto bene. Volevo capire perché che spiegassi alle agenzie perché molti tour operator si rivolgono a Risingplatz e quale esigenza di mercato e di prodotto copre effettivamente Risingplatz. Allora, molti tour operator si rivolgono a Risingplatz semplicemente perché hanno sicuramente dei loro prodotti e dei loro contratti dove sono molto forti, ma non possono avere contratti con tutte le strutture di ampia gamma che ha Risingplatz. Risingplatz oggi nel suo bacino, nel suo portale, e ai tour operator da oltre 1,5 milioni di strutture, quindi per questo motivo i tour operator si rivolgono a Risingplatz. Quindi, in altre parole, vendono i loro contratti, dei loro best seller, quando hanno la classica domanda, invece, con Risingplatz vanno a coprire tutto ciò che non hanno contrattualizzato direttamente. Esattamente, vanno a contrattualizzare, vanno a coprire tutto quello che è il prodotto che non riescono a contrattare direttamente, perché avere 1,5 milioni di hotel bisogna andare, Dovresti insomma. avere, in base ai miei calcoli, dovresti avere circa 3.500 contract manager. Esatto, una cosa del genere, forse è qualcosa anche di più, comunque sì. Allora, però effettivamente Risingplatz si vende moltissimo anche alle agenzie di viaggio, ha una rete di Assolutamente, retail Risingplatz. fidelizzate importante in tutta Italia. Assolutamente. E che cosa vende alle agenzie di viaggio? Alle agenzie di viaggi vende tutto quello che è il prodotto che un'agenzia di viaggi da specialista non comprerebbe direttamente tramite un tour operator. Faccio un esempio stupido: un agriturismo piuttosto che un appartamento probabilmente non lo comprerebbe direttamente a un tour operator, ma vuole farlo self-made. Risingplatz non copre solo questa parte qua di nicchia, anche tutta una serie di valori e contratti che sono oltre 9 milioni di contratti con oltre 200 fornitori, che permette alle agenzie di essere competitivi sia per quanto riguarda la parte leisure che per quanto riguarda la parte del business travel. Ah, quindi vai in sostanza in base al cliente che si trova di fronte all'agenzia di viaggio, riesce a coprire le esigenze più di nicchie specializzate, non da canonico tour operator, e è andata a soddisfare quella domanda, diciamo. Esattamente, ovviamente. Un'ultima domanda è relativa a questa fase 2 in cui torneremo a viaggiare e quant'altro. È una domanda che faccio sempre in questi giorni: è che consiglio daresti alle agenzie di viaggio per ripartire? Chiaramente partendo dal prodotto, Allora, sicuramente all'agenzia di viaggi quello che Risingplatz consiglia, ed è quello che stiamo facendo da noi, è noi stiamo consigliando alle agenzie di viaggi di vendere quello che è prodotto domestico. Quest'estate, secondo noi, ci sarà una richiesta un po' differente rispetto a quello che è il passato. Ci sarà molto traffico per quanto riguarda la parte del domestico, e non solo degli hotel o il classico villaggio. Secondo noi ci sarà una grossa richiesta di case, appartamenti, piuttosto che ci saranno lunghi weekend, e magari non le classiche 2 settimane nel villaggio, sempre rispettando quello che sono poi le norme che il governo italiano impone. Secondo noi non ci sarà solo il traffico domestico, ma sarà un traffico che viaggerà intorno ai 500-600 km dalla località dove parte il passeggero, quindi molti secondo me si muoveranno in macchina e per quanto riguarda il nord Italia andranno non solo in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, ma magari riusciranno anche ad andare in Croazia piuttosto che in
in Costa Azzurra, e per quanto riguarda il Sud Italia, vabbè, lì c'è un'ampia gamma di territori dove da scoprire, e quindi noi stiamo puntando sicuramente su quello che è aumento di quel prodotto, ma consigliamo alle agenzie di iniziare anche a proporre quel prodotto, perché sarà il prodotto secondo noi più richiesto. Sì, ricordo del mio percorso in Reisenplatz che effettivamente è stato strutturato molto bene in termini di fornitori domestici, e che ha sempre rappresentato uno share importante delle vendite. All'epoca era superava in certi momenti dell'anno anche il 50%. Assolutamente è tuttora così. Ti ringrazio moltissimo, spero che grazie a te, Luca, sia stato per piacevole questo incontro, e ci sentiamo presto. Grazie ancora. Ciao Norman, ciao ciao. Ciao, ciao Luca.